bel po' Nainggolan, l'ho vista, bello carico esultare lì sul gol di Nainggolan. Era quello che serviva, il giocatore che ha cambiato un po', comunque che dà quella cosa che è mancata fino ad oggi all'Inter, o no? Secondo me Nainggolan ha giocato una buona partita, ha fatto un bel gol, perché poi questi sono i suoi gol, però come condizione deve ancora salire, come continuità lui è un giocatore che questi strappi non le fa 4-5 per tempo, ne fa 20 per tempo, sia nell'andare poi a dare la vampata offensiva, sia nel fare il recupero feroce fatto di uncinate e di cattiveria andando a strapparti la palla, ecco, per poche di queste cose, poche ma buone, ma poche ne va fatte. No, lo so che per voi tanto conta il gol, conta il passaggio, perché fa titolo, fa secondo me è farsi il culetto che ne fa di più di punti, dalla mattina alla sera e giorno dopo giorno, non sta lì a lesinare quello che fanno gli altri. Bisogna portare a casa quella che è una struttura di comportamento, bisogna portare a casa quello che è un essere squadra importante e mantenersi su quel livello lì, per cui ci vogliono gli scatti. C'è qualcheduno, bisogna si mette appunto a posto, perché ci vogliono gli scatti, corto lungo, gli vado dietro la linea difensiva, vengo sui piedi, la prendo, ti punto e ti passo di sopra, anche se tu sei bravo, anche se tu sei ordinato, ti disordino io. Questo sì, ti, però poche vampate, qualcheduna di più ce ne vuole. L'ultima a lui, perché l'hai già fatta, prego. Salve mister. Icardi sicuramente farà tantissimi gol anche questa stagione, ma il fatto che l'Inter ha fatto 5 gol finora e non c'è Icardi nel tabellino è una buona notizia? State scoprendo un'alternativa interessante per una stagione competitiva? Siamo andati a cercarcela questa cosa qui, perché quando si dice che abbiamo altre soluzioni e che abbiamo composto una rosa dove si può andare anche a giocare due partite in una settimana, per questo motivo qui, cioè oggi mancavano due giocatori importanti, però poi la squadra ha fatto 3 gol e poi la situazione ha trovato lo stesso, e quelli che siamo andati a prendere sono, diciamo, quel rafforzarsi che volevamo e che a cui tutti avete alluso. È chiaro che poi c'è da prendere il via, da vincere le partite, da arrivare nel folto, nel denso dove si gioca spesso, e allora verranno ancora più comodi questi qui, perché sotto questo aspetto qui l'anno scorso eravamo un pochettino risicati, ora abbiamo le soluzioni e si è visto. Grazie, buonasera. Grazie.